terapia diversi. Beh, come forse tu sai, questa terapia diversi, che in realtà è stato Miller che l'ha nominata così, pratica plusieurs, è stata nominata così da Miller almeno più di 10 anni dopo, anche di più, che l'avevamo inventata. Dico l'avevamo inventata perché è stata messa in piedi in quella piccola istituzione che si chiama l'Antenne 110 di vicino Bruxelles, che avevamo messo in piedi vicino Bruxelles e con Michel, mia moglie. E allora, proviene da dove? L'idea è che io sono partito da un semplice fatto. Ci avevano consegnato, se posso dire così, un certo numero di bambini. All'epoca erano cominciate con 4, poi immediatamente sono diventati 8, poi sono diventati 18, eccetera, che non parlavano, che avevano degli atteggiamenti chiaramente autistici, ma gravemente autistici. Ebbene, precedentemente, sia in quella istituzione sia altrove, si faceva della terapia classica, si portava questi bambini in una stanza di terapia e si faceva la terapia. Rapidamente mi sono accorto che era impossibile fare terapia. Cioè, ai bambini non interessava nulla e lì mi sono veramente basato sull'ecco. Esiste terapia soltanto quando c'è una domanda che proviene da un soggetto. E lì non c'era nessuna domanda. Eventualmente loro stavano tranquilli in mia presenza, o non stavano tranquilli in mia presenza, ma non li faceva né caldo né freddo. Qualunque cosa avresti detto, non li faceva né caldo né freddo. E quindi, nella discussione che ho avuto con la mia equipe, ebbene, abbiamo inventato quest'altra modalità, cioè non ci occupiamo di terapie, cerchiamo di mettere in moto, cerchiamo di mettere in atto una casa in cui questi bambini vivono, in nostra presenza. E che cos'è che possiamo fare perché qualcosa di loro possa cominciare ad avere un certo rapporto con l'altro? Ebbene, abbiamo giocato sul desiderio, tenendo conto quello che Lacan ci indica, che il desiderio è sempre il desiderio dell'altro. Quindi fare una triangolazione sui desideri. Ebbene, diciamo, per un certo numero di questi ragazzi ha funzionato. Quindi è un po' paradossale. Abbiamo utilizzato l'insegnamento analitico senza fare nessuna psicanalisi. Quindi in quella casa lì abbiamo abolito le stanze di terapia, era semplicemente una casa di vita e qualunque cosa poteva servire per suscitare, almeno quello che cercavamo di fare, il desiderio di questi bambini. Evidentemente siamo stati attenti a alcune cose. All'epoca eravamo in controllo anche da Françoise Dolteau, andavamo a Parigi, Françoise Dolteau veniva da noi e ci sono stati anche dei piccoli elementi base. Per esempio, abbiamo notato che se si parla a un bambino autistico non risponde, ma se si parla a un terzo rivolgendo, se si può dire così, a lui come terzo la parola,
era più capace di rispondere, almeno di essere attento, che la parola parlata è aggressiva, la parola cantata no, piccole cose, piccole cosette, e questo ha permesso, dopo lunghi anni di lavoro, dico tra parentesi che è un'istituzione che ancora funziona, ebbene abbiamo notato che ci sono dei bambini che rimangono fissi nel loro autismo, nel loro mutismo, nonostante che generalmente siano pacifici, altri invece che si sono come svegliati, è come se la macchina del desiderio rispetto al desiderio dell'altro li abbia svegliati, li abbia rimessi in moto, piccole cose. Quando si fa la cucina di chiedere un qualcosa e che loro te lo danno, ma rendendosi conto che parlare direttamente, ebbene, può essere per loro visto come un'aggressività, quindi bisogna parlare, passare per un terzo. Voilà. E questo metodo, come vedete, è molto semplice, evidentemente poi abbiamo cercato di articolarlo con dei lavori anche dal punto di vista teorico, con dei lavori uno per uno dal punto di vista clinico dei bambini. Ebbene, questo ha dato un certo risultato positivo, almeno considerato positivo dal pagante, che è lo Stato belga, tutto sommato, nonostante che noi abbiamo sempre rifiutato di accettare la loro richiesta di riferirci a dei sistemi americani che tra l'altro sono nati proprio nell'anno in cui noi abbiamo messo in piedi l'antenna 110, cioè nel 1974. Ma allora, intanto, quando noi ci siamo occupati dell'autismo, quindi negli anni 70, abbiamo cominciato negli anni 74, l'autismo all'epoca aveva due grandi correnti di pensiero, una era francese e l'altra era inglese. Quella inglese allargava l'autismo a tutte le forme di ritiro della persona, per cui si poteva leggere addirittura dei testi in cui se qualcuno dormiva era in una posizione autistica. Quella francese invece è l'autismo classico del, se posso dire così, del bambino dell'Aveyron, quello di cui al tempo di Pinel si è fatto tutto quel lavoro, siamo al tempo di Napoleone, il primo bambino di cui sappiamo con chiarezza che possiamo chiamarlo autistico. Quindi quelli che avevamo noi erano di questo tipo qua, erano bambini che non parlavano, che non rispondevano, che eccetera, eccetera. Quindi io devo dire che da quando sono partito dal Belgio, dall'89, non è che mi sono occupato direttamente di autismo. Ho visto che ci sono state diverse istituzioni in Italia e all'estero che hanno ripreso questa modalità della pratica plaisir e che la fanno funzionare, ognuno, devo dire, col proprio stile, col proprio genio, che è una cosa bellissima. Bene, ora, quindi io sono un po' perplesso, devo dire, su questa specie di considerare l'autismo in un modo estremamente vasto. Ci sono delle persone che mi dicono quella persona lì è autistica,
Non l'avrei detto autistica negli anni 74. Se ora dicono gli esperti, gli scienziati dicono che è autismo, beh, chiamiamolo autismo. Non... Per me l'autismo è il punto di base fondamentale in cui il soggetto ha una rottura del raccordo col grande altro. Dell'altro non ne vuol sapere niente. L'altro è pericoloso. Allora, poi in questo altro evidentemente entrano disgraziatamente i genitori, entrano i familiari, entrano i professori, entrano tutti, ma è una rottura a quel livello del grande altro. Ed è stato per questo che noi abbiamo cominciato la pratica plaisir. Perché? Perché per pensare un rapporto terapeutico con l'altro, bisogna che l'altro sia in qualche modo istituito. Qui invece è al di qua di questa istituzione. E quindi noi ci siamo detti, cominciamo dal punto di base, e cioè cerchiamo di far passare un desiderio, quindi se si vuole, sia a livello dell'ideale, sia a livello di cosa sono loro per noi. Io ero molto meravigliato quando con Michel traducevamo il seminario quinto di trovare una riga di Lacan, dove dice che la parte fondamentale, si trova nel seminario quinto, la cosa fondamentale è le coordinate del soggetto, che sono da una parte quelle del simbolico, che è sull'ideale, e quella della realtà, che è quella che ha a che fare con la madre, in cui il bambino si situa come oggetto dell'altro. Ebbene, senza saperlo, noi abbiamo cercato di lavorare questi due aspetti. Questi due aspetti poi possono andare avanti, certo. Possono andare avanti oppure no, non possono andare avanti. Quando non possono andare avanti, nonostante tutti gli sforzi, vuol dire che la posizione del soggetto rispetto al grande altro rimane chiuso. Direi forcluso al doppio, se posso dire così. Mentre invece abbiamo constatato che questo mettere in moto il desiderio tramite il desiderio di un altro, non so, per esempio, se io dovevo rivolgermi a Guy, invece di rivolgermi a lui, mi rivolgo a Michel dicendo che cosa penserebbe Guy se io gli dicessi che sarebbe bene che per esempio vada alla toilette, che si vede che ha bisogno di andare alla toilette, senza parlargli direttamente. Ora questa triangolazione mette in moto due cose, il livello dell'ideale e il livello dell'oggetto. Senza che nessuno di noi è istituito come grande altro. In altre parole, non c'è per loro soggetto supposto sapere. E quindi non si può giocare la carta del soggetto supposto sapere. È chiaro che quando si comincia una terapia, qualunque esso sia, dove una persona parla, il che vuol dire dove una persona può far funzionare il fantasma, ebbene il soggetto supposto sapere è immediatamente là, non sempre al posto giusto, ma è là.